Ciao a tutti e bentornati alla nostra partita con il Trono di Spade, la nostra partita di Crusader Kings 2 con Casa Dane. La volta scorsa abbiamo finalmente sottomesso Pentos, che si era già ribellato, quantomeno aveva rotto le palle già abbastanza, e che adesso è passata come regno, non più come libera città, nelle mani di nostra figlia. Il nostro Arthur inizia ad avere qualche anno, è fidanzato con Lady Gael di Dragonstone per il semplice motivo che questa rompe le palle, c'è chi la vuole mettere sul trono di spade, mentre invece dovrà arrivarci sul trono nostra figlia, la regina Stella di Pentos, e quindi da lì non ci si scapperà. Il prossimo passo sarà cercare di attaccare o Tirosh oppure Lys e cercare di farne dei nuovi regni facenti parte del trono di spade. Sostanzialmente, appena qualcuno qui finirà la guerra, una guerra, io gli dichiarerò guerra, ma. Ah, vabbè. Però queste le guerre non le finiscono, porco cane. Questo continua a cambiare immagine, ma le guerre. Oh, finalmente posso dichiarargli guerra. La signoria di Lys. Oh, sicuramente parteciperanno alla guerra. Perfetto, partecipano alla guerra solamente in due, veramente. Vabbè, piccoli territori, ma insomma, niente di particolare. Quindi, se tutto va bene, potremmo anche provare a strappare i territori che ci servono per provare ad occupare Lys e a trovarci finalmente nelle condizioni di spazzare via sti quattro stronzetti e di occupare una nuova libera città. Come ho già detto altre volte, vi chiedo in questi giorni di valutare se secondo voi questa serie deve andare avanti. Cazzo! Ah, merda. Si è creata una coalizione? Vi chiedo di pensare se è meritevole tutto questo appunto di andare avanti o se secondo voi l'obiettivo che era quello di conquistare il trono di spade è stato raggiunto e quindi vale la pena a questo punto di fermarsi. Vi lascio decidere a voi. Intanto io per ora continuo anche perché francamente questa partita di Lys improvvisamente si è creata una situazione quantomeno piacevole, cioè la possibilità di espanderci prima a Lys e poi a Tirosh. Contro chi siamo in guerra? La città di Valonsar. Madonna, ma anche Myr. Ma non ci credo, stiamo guadagnando una dopo l'altra, una dopo l'altra. Aspetta, 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 dove sta il concilio, porco cane? E abbiamo fatto Myr e andiamo avanti con Braavos a questo punto. Sei a Braavos? Sei a Braavos, perfetto. Beh, non sarebbe male. È vero che Lys era quella un pochettino più debole, più facile da prendere. Forse avrei attaccato Myr in realtà in un'altra situazione, però insomma, va bene anche così. Certo, Master Ordello, non rompere le palle. Va bene. Qua la guerra a quanto pare continua. Sperando che non tolgano il trono di spada a lui. Minchia, ti do tutti i premi che vuoi, ma sei un mito, ragazzo mio. Sei un mito. Mi hai fatto. Nessuno mi otteneva mai dei risultati. Tu sei grandioso. Ma sì, legittimalo pure. Che cazzo ci hanno assediato questi? Oh! Vi devo mandare delle truppe a massacrarvi? Mandagliele, va. Intanto sottomettiamo Lys, magari poniamo anche fine alla guerra. Ah, quanti soldi stiamo perdendo? Boom. L'assedio di Lys è bello che finito, quindi offriamo la pace e gli chiediamo di sottomettersi. Ah, però abbiamo ottenuto solamente questo territorio. Ah, peccato, peccato, peccato. Speravo francamente qualcosina di più. Speravo solo la città. Rimettiamo pure il vecchio concilio. Speravo francamente di avere qualcosina di più. Però va bene anche solo la città di Myr.
tranne l'alta città di Mir che invece è rimasta De Zelino. Ah, quindi sono solamente città. Io l'altra volta speravo. Allora mi sa che. Probabilmente me l'avrete anche detto in tutto questo, però io ovviamente non lo sapevo e non me ne sono accorto. Rivendichiamo la città di Mir, castello di Payston's Ward, la città di Tirosh, la signoria di Blackmont, l'alta città, ma però l'alta città di Tirosh. Perché non... Boh. Vabbè. Ah, però abbiamo un claim sulla città di Braavos. Non male. Direi che allora il nostro prossimo obiettivo potrebbe essere Tirosh. Adesso vedremo un attimino cosa farne, ma... Mandiamo intanto queste a casa, in modo da poterle disbandare. Perfetto. Via, grazie. Noi abbiamo l'obiettivo di diventare famosi, vero? Che ci chiede... non si vede, porco cane, ma dovrebbero essere 6.000 se non sbaglio. Quindi siamo ancora purtroppo abbastanza lontani, anche se guadagniamo un botto di prestigio ogni giorno. Va bene. E che palle, abbiamo perso prestigio, sto cercando di guadagnarne. Re di Andalos? Va bene, accetta. Dove sta Andalos? Sei qui in mezzo? Sei il re di questo cosino in mezzo? Qui che cacchio... Ah, che è sta roba? Questo è in mezzo al nostro regno, figlio di buona donna. Ti offro una vassalizzazione e non accetti. Come mai? Riluttanza di base meno 3. Sì, non ci va tanto bene. Abbiamo perso quel territorio lì. Ok. Non mi interessa, fai pure da solo. Se mi fai fare pausa, io magari accetto il matrimonio. Perfetto, perfetto. Ma non ci eravamo sposati un attimo fa? Ragazzi, non ci siamo sposati un attimo fa? Ah, c'è un nuovo lord ovviamente, quindi abbiamo perso tutto, ma pazienza. La nostra piccola stella non è più... è diventata vassalla del re, ma pazienza. Non è che si sei combattuto... non hai combattuto molto bene, figlia mia. Quello che abbiamo ottenuto a Pentos è stato perduto in un attimo. Ma pazienza. Miglior equipaggiamento possibile per Giocasta. Ma tu chi caspita? Vabbè, a questo punto dovremmo anche dirgli di piantarla. Ma non lo fanno, insomma, se ne sbattono sempre un pochettino le palle. Potremmo aumentare a medio, ma credo che in realtà 8.119 sarebbero obbligati a porre fine alla guerra, ma non è forse questo il caso. Scusate un attimo, nelle fazioni... sto figlio di buona donna c'è sempre che rompe il cazzo. Disbandiamo queste truppe. Il principe Arthur non ha, ma non può avere terra il principe Arthur perché è comandante della cittadella. Quindi questo assolutamente no. Noi però ci eravamo fidanzati. Arion. Tu dovresti avere un parente vagamente. La regina Saera, regina Rae, ma sono tutte morte. Quindi non è questo il caso. Oh. Che cacchio, sono finiti gli altri Targaryen. Oh, Lady Gaelle si è fidanzata con Sir Clarence, figlio di buona donna. Quindi in questo momento io spero solo che vi massacrino tutti. Così la smettete di rompere le palle. A questo punto direi di non farlo più sposare, non è un grosso problema.
Ti ordino di piantarla. Ovviamente lui rifiuterà. Ah, no, ho ordinato quello sbagliato. È lui che mi ha chiesto. Vabbè, pazienza. Va bene. Quindi abbiamo ancora lui che è sposato e la piccola giocasta di 12 anni che deve ancora fidanzarsi. Potremmo fidanzarla. Tu hai per caso un erede decente? Sì, e tu a tua volta hai un erede che è Wayne Gardner, che però ha 0 anni, quindi non mi sembra il caso di fidanzarci con lui. Tu, Ordello, hai un erede che è in prigione. Insomma, sei un idiota, sei uno sfigato. Non ho sfigato niente perché in realtà c'è appena ripreso il trono. La città di Lys è nostra, e pazienza. Fidanzarci con, di nuovamente con i Dane quasi un pochettino mi spiace. Vediamo se i Lannister hanno qualcuno di decente. No. Anzi, rischiano ancora di estinguersi. Quindi lasciamo stare. I tagli. Oh, Lord Ned del Tridente. Con Giocasta. Anche non matrilineare, assolutamente. Non mi importa particolarmente. Oh, fantastico. Uno. Grey Hallows, non è un problema. Sposa chi ti pare. Come Lord Tesoriere mettiamo Quartier, Simon Quartier, ricasto Principe di Dorne, non me lo accetti? Ah sì, perché prima l'avevo messo lì. Metto Ordello e come prete Cletus. Perfetto, c'è di nuovo una fazione pericolosa per l'indipendenza, scommettiamo che c'è Ordello, no, Lady Shira di Volsut. Praticamente è solo lui che rompe le palle. Reggente designato. Dovrebbe renderlo un briciolino più amichevole. E quindi sganciarsi. Benissimo. Scusatemi. Riusciamo a recuperare magari questo denaro. Non sarebbe male. Pate Dane. Oh, un nostro parente. Scusate ragazzi, è terribile questa tosse. Un giorno o l'altro ce la farò a farla passare. Ovviamente non posso dichiararti guerra. Perché sei già in guerra. No, perché non posso dichiararti guerra? Eppure noi rivendichiamo l'alta città di Tirosh. Ah, ma l'alta città di Tirosh in realtà è. No. Perché non ti posso dichiarare guerra? Ah, perché sei in guerra. Ma no, fai quello che vuoi, insomma. Mandiamo una guardia. Sta diventando abbastanza potente, eh. Se poi si riconquistasse Andalos non sarebbe male. Continuo ovviamente a rifiutare. Ti posso dare del denaro? Sì, ma l'alto cancelliere è cruel. Tu sei. Hai. La nazione di Ibben. High Lordship of Ibben. Va bene. Ma porco cane, gli ho appena dato i soldi. Vediamo se non sbaglio, ho tenuto anche su ITI. O me lo ricordo male. Però ovviamente il problema è che appena. Lei è in guerra. Appena gli dai i soldi, questi creano l'armata per andarsela a prendere. No,
Non arriveremo mai a 6.000 di prestigio prima che muoia, e credo sia francamente impossibile. Anche dovessimo riuscire a sottomettere Tirosh. Io non voglio offrirmi di unirmi alla sua guerra, voglio ucciderla. Sì, in guerra contro Mir, come al solito. Vediamo un poco. Madonna, cosa si era mosso qua vicino? Avete visto passare questo esercito a 32.000 uomini? Ok, Lys. Madonna, quanto malmessa Lys. Magari adesso la diamo a qualcuno, va. Però non ho ottenuto tutto quello che volevo. Se gli offro vassalizzazione, ovviamente rifiuti. Perché è un re. Non ci si scappa da lì. I re devi sottometterli, non accettano altrimenti. Ok. Ah, vaghe promesse. Va bene, può avere il vassallo per un favore. No, ma se il vassallo era mio va bene. Assolutamente. È finita la dinastia dei Lannister, vedo. È un Miller. È incredibile, è finita la dinastia dei Lannister. Chi vuole sposarsi? Accetta, accetta assolutamente il matrimonio con Giocasta, l'abbiamo fatto apposta anche. Ah, abbiamo quasi risolto. Che cacchio? Dove cacchio sta? Qui. Sì, ma cosa ha conquistato, ragazzi? Ma perché non mi... Ah, è qua, perfetto. No. Cos'è caduto esattamente? Quale territorio sperduto nel nulla? Qua stanno combattendo fra di loro. Boh. Vedremo. Vedremo cosa sbuca, cosa non sbuca. Vabbè. Ah, ultimo rifugio. Ultimo rifugio so dove sta. Perché in realtà ultimo rifugio sta qui. E infatti. Ma sono quattro gatti. Che saranno massacrati da altri quattro gatti, peraltro. No, non è ultimo rifugio, non sta qui. Aspettate un attimo. Eh sì, ma tu dove stai? Eh sì, fammi vedere magari dove sta ultimo rifugio. Ah, è qui, è qui, è qui, è qui, è qui. Fantastico. Io richiamassi le vostre truppe, ovviamente non posso perché siete come al solito sempre in guerra. Sì. E poi c'è ancora Sunstone. Qualcosina riusciamo a mettere insieme. Arriviamo al pari? Sì, arriviamo al pari. Dovremmo riuscire a massacrarli. Vediamole solo riunire, va. Qui no, qui sì. 38, vabbè, fa un po' ridere. E le altre che devono arrivare, che fine hanno fatto? 114. 114 mi sembra ottimo. Vabbè, non è che andrà tanto bene in realtà sta rivolta, perché sono 839 truppe, sono un po' pochine. Vediamo se riescono a fare quello che dobbiamo fare, altrimenti ne mandiamo altre. Ah, Odron Stone, va bene. Ma finalmente accettano un po'.
Diana del Nord. No, era difficile in effetti che accettassero. Allora, mandiamo truppe. Ne è morto un altro, ma ne muoiono in continuazione. Vedete, c'è una moria qui. No, voglio che ti splitti e mi dai loro. Tanto bastano e avanzano. Vabbè, sbarcali qua, dai, così almeno si uniscono e marciano via terra più che altro. Quindi sbandati. Buona fortuna. È stato un piacere, amico mio, hai fatto un gran bel lavoro. Sa, me li massacrate, sti quattro pirati stupidi. Ah, povero. Direi che è finita, quindi offriamo la pace. Benissimo. Tu disbandati e siamo a posto. Lascialo dove stava. Te, ti mandiamo anche a casa. Perfetto. Sì. Sembra che abbiamo peggiorato, perché in realtà abbiamo perso queste due province, se non sbaglio. Però a chi dovrebbero andare? Illirio Telis. Potremmo anche in realtà dichiarargli guerra. Ma sì, dai, va bene così. Tra l'altro adesso c'è questa bella epidemia in corso, quindi non è proprio il massimo. Se no, guarda. Sicuramente parteciperanno alla guerra. Oh, benissimo, hanno partecipato tutti, quindi questa guerra finirà in un attimo perché la combatterà Pentos, immagino. Avrei dovuto dichiarare guerra a Tirosh, saranno così bravi e rapidi nel dichiararmi guerra. Ok. Cormir Volantis Lorat. Però non si sono realmente uniti alla guerra. Quindi in realtà fa poco tutto questo. Potrebbe essere l'ultima grande avventura del nostro sovrano. Andiamo a vedere se riusciamo ad andare a prendere veramente Tirosh. Ah, oh, che palle. Splitta e prendi l'oro e sali a bordo. Si è ammalato. Si è ammalato. Povero che si è ammalato. Vieni a prendere Tirosh, va. Benissimo, salute più uno. Cazzo, si è preso la febbre. Direi che sbarcare qua non è proprio il massimo. Andiamo a sbarcare qua, va. Ah, grande malattia. Finché sai cosa stai facendo, prova a salvarlo. Oh, benissimo, forse si è salvato. Armata di Mir. Però non capisco se queste sono armate contro di noi oppure no. Bene, finalmente. Vabbè.
No, è morta Giocasta. Vita solo la famiglia Dame, ma non è tanto il momento di... Ok, declina. Sposa pure chi ti pare, in questo momento non è importante. Vabbè, l'alta città di Lys può fare un po' quello che vuole. Paga solo una ricompensa, un favore a Margaret e il funerale è finito. Questa puntata sta diventando un pochettino più lunga, ma ho piacere che sia un pochettino più lunga perché voglio porre fine a queste due guerre. Avessi visto, notato prima di Tirosh, forse non avrei dichiarato guerra anche ad Andalos, che francamente è un po' inutile. No, non accetta ancora. Però questa sta cadendo benissimo. Intanto guadagniamo un po' di punti contro di loro. Valton Thorn. No, non accetta. D'altronde, chi accetterebbe di fare adesso la guardia reale? Perfetto, perfetto, perfetto. Oh, Lykax è morto. Che peccatone. Che peccatone. Ce la facciamo? Allora, perfetto. Offri pace. Fantastico. Vabbè, gliela offrirà Pentos, spero, la vassallizzazione. Adesso spero che i miei vassalli si uniscano a me, magari, va? Allora, vediamo un attimino. Chiediamo di unirsi alla mia guerra. A voi. Poi, ah, minchia, qua c'è il mondo in guerra. Niente, voi siete già in con me? Per ora non posso richiamarli in guerra. Ah, sono già tutti entrati in guerra. Benissimo, quindi direi che la guerra finirà probabilmente molto presto. Perfetto. E vediamo se riusciremo questa volta ad occupare veramente anche Tirosh. Vabbè, un altro modello di diplomazia e chiudiamo questa cosa che rompe sempre un po' le palle. Perfetto. Lady Leila. Ma sì, accettiamo. Una piccola e giovane moglie. Perfetto. Speriamo che ci serva bene. Perfetto. Questi intanto sono andati giù. Nuovo Lord Comandante, che muoiono immagino anche loro per la pestilenza. I dei ci aiutano, aiutino, facciano loro in questo momento, francamente non mi importa particolarmente. Di qua c'è qualcosa, no, non si sa perché non abbiamo navi per andarlo a scoprire. Dove sono finite le nostre navi, tra l'altro, in tutto questo? Le nostre navi sono qui. Che pasticcio che c'è qua. E adesso magari lo puoi attraversare il mare? Ah, non c'è il collegamento, che pirla. Ah, è morta nostra figlia. Cacchio. È un bel casino se è morta nostra figlia. Perché se è morta nostra figlia, vuol dire che sostanzialmente ci troveremo nella condizione di trovarci con una minorenne. Che non è proprio il massimo. Cioè, non è mai il massimo avere una minorenne al governo. Figuriamoci ancora se in realtà è la nipote del re.
Qui sta succedendo il finimondo. Chiamiamo ancora un po' di truppe. Beh, Dio, ne sono altri 31. Perfetto. Tu vieni qui a sbarcare Alice. Alice, Tirosh. Ok. Adesso finalmente abbiamo truppe a sufficienza. Ah. Eccellente. Anche Dorne si unisce. Beh, direi che sostanzialmente è finita la guerra qui. Minchia, arrivate le truppe del nord, è arrivato chiunque. Finalmente combattono per il loro sovrano. Lady Ina di Tirosh, mi sa che stai per salutare. O quantomeno essere sottomessa. Adesso vedremo. Ok, l'assedio di Tirosh è stato portato a termine. Evidentemente Ina non l'abbiamo catturata. C'è una musica di guerra che è spettacolare. Oh, anche le armate dell'altopiano si uniscono a noi. Dai però. Ok. Guerra finita. Oh. Niente, ci ha dato solamente pochi titoli. Quindi assolutamente non serve a nulla. Avrei voluto provare a terminare questa guerra in questo modo, ma non sono riuscito a ottenere quello che volevo. Oh. Abbiamo Tirosh. Però il re di Tirosh rimane un'altra. Ragazzi, direi che per oggi è tutto. E ripeto, io questi due video li ho registrati prima di leggere le vostre considerazioni. Considerate che in questo momento purtroppo l'avanzata sarà così. Un castello alla volta. Temo che potrebbe diventare ben poco interessante. Ditemi voi cosa volete fare. Ci vediamo presto con altre serie. Oppure con questa serie. Ditemi voi. A presto. Ciao ciao.